Io penso che sia accaduto che la commedia italiana diciamo, è giunta infine al vertice delle istituzioni che nessuno oggi osa più definire rappresentative, ma che rappresentano invece in realtà un ceto politico molto particolare. Di questa commedia, in qualche misura, Ignazio La Russa è uno degli esponenti decisivi e la sua elezione, diciamo che sanziona o comunque celebra, certifica un cambio di paradigma, cioè dalla politica spettacolo, espressione ormai abbastanza povera, si passa allo spettacolo della politica. E il perché è nella forza delle cose più che in quella delle idee, come oggi deve succedere, nel senso che già l'aspetto, l'occhio fiammeggiante, la barba mefistofelica, la voce cavernosa, quel curioso accento siculo milanese, la gesticolazione permanente fanno di Ignazio La Russa quel che si dice in modo colloquiale un personaggione. Oh, il punto è che lui lo sa e ci ha preso anche gusto e quindi in qualche maniera tira fuori a tutto spiano delle capacità istrioniche che al vertice appunto del Senato onestamente non si sono mai viste. La Russa è mondanissimo dove c'è da stare, è in un costante stato di sovraeccitazione, direi. A occhio, come si è anche visto nel filmato e nei talk show tutti i giorni, è un uomo che si accende con molta facilità e litiga solo per ragioni politiche, ma anche di tifo. E poi si pente, però si pente, succede anche questo. A volte se ne va, poi ritorna. Per dircela chiara, lui, io lo ricordo, ero proprio lì a Montecitorio. Lui era ministro, mandò a quel paese, no, mandò proprio, diciamo, in maniera scurrile, Come in oggi quel Berlusconi, diciamo, posto, sì. esattamente con la stessa formula, il presidente dell'assemblea di quel momento, che era Gianfranco Fini, e il collegio dei questori, sempre per dar conto, diciamo, della commedia, produsse una vera e propria indagine sul labiale con tanto di moviola, l'esito Esatto, fu abbiamo fatto pure positivo, noi oggi. seguirono delle scuse e una riprovazione, insomma. Ma insomma, La Russa ha battezzato canzoni di Berlusconi, ha prestato la voce ai Simpson, altri cartoni animati lo hanno reso personaggio, De Laurentiis gli offrì di recitare, di interpretare se stesso in un cinepanettone. Fiorello gli ha dedicato quell'irresistibile La Russa Joué di cui abbiamo visto Digiamo, diciamo, qualche sequenza, sì. diciamolo, eccetera, lanciando quel tormentone che a distanza ormai di più di 10 anni ha una sua ancora E rilevanza. adesso ne avrà di più. La figura di riferimento, sempre parlando di commedia, è quella del cattivo buono, o se preferite, del cattivo fascista diventato buono. E gli italiani poi alla fin fine amano divertirsi, eh. Poi però, poi come succede, ogni tanto gli passa. Ecco.